Buon pomeriggio. Oggi faccio un video che ha un sapore amaro e non lo faccio per giustificarmi, non lo faccio per cercare consensi, lo faccio per dare voce a tutte quelle persone che purtroppo soffrono e sono spesso costrette ad abbandonare un sogno. Oggi fare una dieta è diventata una lotta, è diventata una battaglia. Viviamo in un mondo dove bisogna schierarsi, dove nonostante ci sia un dilagare di obesità, un dilagare di ignoranza alimentare, un dilagare di patologie metaboliche, siamo noi contro voi. Siamo noi considerati esauriti contro voi che invece vi godete la vita, che invece preferite vivere dei piaceri della tavola, che non considerate il valore e l'importanza di uno sano stile di vita. Fare la dieta oggi è diventata una lotta contro l'ignoranza. E allora questo video, ripeto, serve per dare voce a tutti coloro che invece patiscono e subiscono spesso delle vere e proprie angherie che si consumano all'interno del nucleo familiare. Non vi sembri eccessivo un esempio, ma le cose più efferate, come gli stupri, come le violenze, avvengono prima nel nucleo familiare e poi tra gli sconosciuti. Allora voglio fare due appelli. Il primo lo faccio a te che sei così meschino, e mi rivolgo al maschile perché nel 90% dei casi è l'uomo, il re della foresta, che con continue vessazioni ridicolizza la moglie, la compagna, la fidanzata, la madre, la figlia, perché hanno pensato di volersi bene e si sono allontanate da uno stile di vita familiare probabilmente sbagliato. Mi rivolgo a te, che non hai la minima considerazione di tua moglie, di tua figlia, di tua madre, della tua fidanzata, perché pensi che non abbia la capacità di realizzare un cambiamento e credi che sia stato io a farle il lavaggio del cervello. Mi rivolgo a te, detrattore, che non perdi un solo mio video, un solo mio post, una sola mia story, per sfogare tutto il tuo livore, tutta la tua rabbia e tutta la tua frustrazione. Mi rivolgo a te, detrattore, che sei così frustrato e sei così, vivi una vita così miserabile, da pensare che io sia uno sbruffone, che io sia un arrogante, solo perché tu sei vessato giornalmente dal tuo capo, dai tuoi colleghi, perché non riesci a dire le cose che vorresti dire, mentre io, essendo un uomo libero, sono in grado e mi prendo la responsabilità di dire cose molto scomode, ma che rappresentano la verità. Mi rivolgo a te, detrattore, che pensi che io rubi i soldi a tua moglie, a tua madre, alla tua fidanzata, senza sapere che sono state loro a cercarmi, non sono stato io a bussare alla loro porta. Sono state loro a cercarmi perché hanno visto i risultati, probabilmente su qualche amica, su altre persone, hanno visto la validità del mio lavoro e quindi hanno deciso di intraprendere anche loro questa strada. Mi rivolgo a te, detrattore, perché pensare che tua moglie, tua madre, la tua fidanzata, la tua compagna stiano facendo qualcosa di sbagliato senza sapere in realtà cosa stanno facendo, e te lo dico io, senza prendere farmaci, senza prendere beveroni, senza prendere pillole, senza prendere integratori, senza prendere pasti sostitutivi, nulla, avendo soltanto uno stile di vita sano, avendo soltanto uno stile di vita regolare. Quindi pensi che stiano facendo o che facciano parte di una setta. Adesso mi rivolgo invece a tutte le persone che stanno pensando di iniziare a fare una dieta. Sappiate che dovrete andare incontro a tutte queste cose, a meno che
non rendiate partecipi preventivamente i vostri familiari e tutte le persone che vi circondano, tutte le persone che hanno influenza nella nostra vita, della vostra vita. Pensare di fare un protocollo, pensare di fare un percorso, tenendo all'oscuro la vostra famiglia e i vostri amici, farete la fine di tante mie clienti che sono costrette ad abbandonare perché non riescono a sopportare più la pressione che proviene dai familiari e proviene dagli amici. Se ancora non avete provato questa cosa, vi sembra che io vi stia raccontando delle favole, vi sembra che io stia ingigantendo un problema che esiste. Questo problema si chiama ignoranza e non ha latitudine, anzi vi dirò di più, che contrariamente ai luoghi comuni è più radicata al nord rispetto al sud. E se ve lo dico è perché ne ho le prove, perché ho delle statistiche, perché quotidianamente il mio lavoro è quello di supportare persone che non ce la fanno più a sentirsi sminuite, a sentirsi pressate psicologicamente da parenti, familiari, compagni, amici. Quindi tutte le persone che stanno pensando di iniziare un cambiamento, io le invito, contro il mio interesse, a partecipare e a far partecipare attivamente tutti i familiari, tutte le persone che stanno attorno. Non riuscirete a tenere questo segreto per voi perché è una cosa che coinvolge per forza le persone che vi stanno attorno. Potete fingere una volta un mal di testa, potete fingere due volte un imbarazzo intestinale, ma dopo dovrete cedere per forza a dire quello che state facendo e a subire la pressione. Sono poche, purtroppo, le persone intelligenti e non ignoranti che sostengono, supportano, condividono queste scelte, queste iniziative. Purtroppo sono la minoranza, purtroppo sono troppo poche rispetto a una moltitudine invece che vorrebbe o che dovrebbe essere felice per un cambiamento, dovrebbe gioire per veder migliorare la propria moglie, la propria madre, il proprio familiare, la propria amica, il proprio amico. Mi rivolgo a te, in ultimo, che mi hai incontrato, mi hai stretto la mano, mi hai fatto un sacco di complimenti, ma io già sapevo, perché la tua compagna, perché tua moglie, perché tua madre mi avevano già raccontato di che pezzo di merda sei. Ma io ovviamente ho fatto finta di niente, perché alla fine, ripeto, se sto facendo questo video è perché sto dando voce a tua madre, alla tua fidanzata, a tua moglie, alla tua compagna, alla tua amica, che purtroppo hanno subito le tue angherie e che non ce l'hanno fatta e hanno deciso di abbandonare un meraviglioso percorso. Siete dei pezzi di merda. Buon pomeriggio.